servizio delle basket, siamo qua con Bosco Lucchini. Partiamo da un commento sulla semifinale. Prima semifinale, un grandissimo Spanulis, su cui ormai si è detto di tutto. Volevo concentrarmi sul CSKA a Mosca. Cioè, su tutta la partita di Spanulis, no, sugli ultimi tre minuti di Spanulis. Vabbè, si è detto tutto, incredibile quel ragazzo lì, secondo me è una star, è uno dei migliori giocatori in Europa e lo ha dimostrato. Cioè, per 37 minuti ha giocato una partita oscena, orrenda, però nei minuti che contava ha tirato fuori il meglio di sé e ha portato a sé l'Olympiacos in finale. E il CSKA, delusione ancora una volta, pensavo che la mano di Tudis si poteva già cominciare a vedere da questa finale, invece avrò bisogno ancora di più tempo di lavoro. Io credo che ormai il loro problema sia più mentale che tecnico-tattico. I pronostici erano tutti a favore della squadra russa, invece si è sgretolata come gli ultimi Final Four dove ha giocato. Teodosic per un'altra volta ha toppato gli ultimi minuti, la sua regia è stata molto fragile. Oggi che rilenco ha lasciato delle dichiarazioni un po' al veleno, dicendo che devono essere altri a decidere chi deve giocare e chi non deve giocare certi minuti della partita e riferimento era Teodosic. Tu cosa pensi di questo giocatore che ha tantissimo talento, però nei momenti decisivi spesso non fa la scelta giusta? Dovrebbe essere usato per il talento che ha nei minuti forse non finali della partita. Dovrebbe essere lasciato libero di poter giocare la sua pallacanestro senza avere il pensiero di dover chiudere la partita, forse ha troppa pressione. Cioè, mi sembra che con Georgievic le cose siano andate diverse. Ultima domanda, nella seconda finale domina Real Madrid che ha tirato percentuali pazzesche, domani affronterà il finale dell'Olympiacos. Secondo te il fattore campo in questo caso è un vantaggio o uno svantaggio? La stessa pressione, vengono a due finali perse consecutivamente, la prima proprio contro l'Olympiacos a Londra, forse la prima semifinale hai più pressione, perché comunque vai a giocare, non, il campo sì lo conosci, però è tutto diverso. Ormai quando hai vinto la prima semifinale, cioè la finale, sì, senti un po' di angoscia, un po' di pressione, però poi la giochi tranquillamente. Il problema è che davanti hanno l'Olympiacos e l'Olympiacos non è Fenerbahce, da quello che abbiamo visto sul campo. Fenerbahce mancanza di esperienza, una squadra nuova che forse in futuro farà molto bene. Oggi l'Olympiacos è molto forte di testa, sono riusciti a ribaltare risultati incredibili, loro rimangono sempre lì fino alla fine. Il Real Madrid, se vuole chiudere la partita domani, deve farlo abbastanza in fretta, come ha provato a farlo con Fenerbahce. Hanno giocato un secondo quarto incredibile, però la partita dura 40 minuti. Se fosse durata 5 minuti o 6 minuti in più, il Fenerbahce era già lì, era pronta a raggiungere. Prego.